ragazze, bentornati in un nuovo video. Oggi ho pensato di mostrarvi i preferiti dell'ultimo periodo, anche perché mi sono resa conto che in questi ultimi mesi non sono più riuscita a registrare e a caricare i preferiti di ogni singolo mese e quindi ho pensato di raccimolare tutte le cose che ho utilizzato di più, che mi sono piaciute di più in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, in quest'ultimo periodo, insomma, e di mostrarvele in un unico video. Quindi direi di partire subito. Parto da uno dei miei preferiti in assoluto di questo periodo ed è questa spazzola per pulire il viso. Questa è della Vanity Planet ed è la spazzola, se non sbaglio, la Skin Spa. E comunque di tutte le cose che vi mostrerò in questo video vi lascio i riferimenti qua sotto nell'info box. E di questa marca avevo provato anche la spazzola precedente, però devo dire che questa è migliore sia per quanto riguarda la pulizia del viso, ma anche per quanto riguarda le singole testine. E un'altra cosa che ho preferito rispetto alla precedente è la confezione, perché questa è contenuta, come potete vedere, in questa confezione in plastica, mentre invece l'altra mi era arrivata in una scatola di cartone che poi ho gettato e tengo semplicemente la spazzola in bagno nel cassetto, mentre invece questa la tengo sempre confezionata nella sua scatolina, così resta bella pulita, bella ordinata. All'interno c'è appunto la spazzola bianca e poi le tre testine. Quella che utilizzo di più è questa, che è la classica testina da utilizzare quotidianamente per pulire, per detergere il viso. Le setole di questa testina sono veramente molto molto morbide e sono più morbide rispetto alla spazzola precedente. Questa la utilizzo tutti i giorni per pulire il viso, la utilizzo di sera, metto semplicemente un po' di detergente delicato sulla setola, inumidisco il viso e poi vado a massaggiare per circa un minuto e questa appunto è quella che utilizzo quotidianamente. Poi ce ne sono altre due di testine. Questa è indicata per esfoliare il viso e questa la utilizzo una volta a settimana. E poi c'è questa, che è l'ultima, che ha le setole in silicone. Questa è indicata per chi ha la pelle sensibile oppure da utilizzare quando la pelle è un po' più secca. Devo dire che questa testina la utilizzo però molto meno rispetto alle precedenti, a quelle che vi ho mostrato prima. Devo dire che mi sta piacendo veramente molto e da quando ho iniziato ad utilizzare queste spazzole per il viso non ne posso più fare a meno. Ho notato la pelle del mio viso molto più pulita, perché va a pulire veramente in profondità, a differenza di quando utilizzavo soltanto un dischetto di cotone e dell'acqua micellare per struccarmi. Adesso, sempre dopo essermi struccata tutte le sere, vado a passare anche questa spazzola sul viso e mi sono accorta veramente che la mia pelle è molto molto più pulita e presenta anche meno impurità. Quindi in conclusione non mi resta che consigliarvi questa spazzola per il viso, perché mi ci sto trovando veramente benissimo, ma in realtà il consiglio che voglio darvi è quello di inserire nella vostra skincare routine, nella vostra skincare quotidiana, una spazzola per il viso per andare appunto a pulire più in profondità la vostra pelle, perché vi assicuro che se utilizzate una spazzola per il viso quotidianamente la vostra pelle sarà molto più pulita, presenterà meno impurità e quindi io vi consiglio assolutamente di inserire appunto nella vostra skincare routine una spazzola per il viso. Io mi ci sto trovando veramente benissimo. Sempre restando in tema skincare routine, pulizia del viso, un altro prodotto che sto utilizzando da un po' di tempo in quest'ultimo periodo è questa acqua micellare della Sobio Ethic all'aloe vera. Questa acqua micellare la utilizzo tutte le sere per struccare il mio viso, per eliminare il trucco, quindi utilizzo prendo un dischetto di cotone e vado semplicemente a struccare il mio viso, però sugli occhi mi brucia questo prodotto, questa acqua micellare mi brucia un pochettino gli occhi e quindi per struccare gli occhi utilizzo l'acqua micellare della Garnier, quella con il tappino rosa. Però per quanto riguarda la pulizia e lo struccaggio del viso, questa acqua micellare mi sta piacendo veramente tantissimo. E poi un'altra cosa che faccio sempre con questo prodotto è la mattina dopo essermi lavata il viso vado semplicemente a tamponare con un dischetto di cotone l'acqua micellare su tutto il viso, proprio come se fosse un tonico, e mi dà una sensazione di freschezza e di pulizia completa del mio viso. E quindi la mattina lo utilizzo come se fosse un tonico, insomma lo vado semplicemente a picchiettare su tutto il mio viso, mentre invece la sera la utilizzo proprio come acqua micellare per struccare il viso ed è veramente molto molto buona. E se vi capita, provatela. Sempre restando in tema beauty, un altro prodottino che sto utilizzando in queste ultime settimane è questo burro cacao balsam per labbra di Alchemilla. Si chiama Addolci Labbra Nocciotella e infatti ha un profumo di nocciola veramente pazzesco, mi ricorda tantissimo il gelato alla nocciola. Lo sto utilizzando quotidianamente e mi lascia le labbra molto più morbide e più idratate, perché in questo periodo inizia ad arrivare il freddo, quindi le labbra iniziano a screpolarsi, a essere irritate, e quindi mi piace utilizzare dei balsami per labbra, un burro cacao, e in questo periodo sto utilizzando questo ed è veramente super super approvato, è il mio balsamo preferito del periodo.
Poi, sempre restando in tema beauty, make-up e quant'altro, un altro prodotto preferito di questo periodo che sto utilizzando veramente molto è questo mascara della Essence. Questo è il mascara Rebel, quello con la confezione rossa, con la scritta New. In realtà è già un po' di tempo che è uscito, però l'ho acquistato diversi mesi fa, forse in estate, poi non l'ho mai utilizzato, l'ho riscoperto, l'ho tirato fuori dal cassetto, non mi ricordavo più di averlo acquistato, ho iniziato ad utilizzarlo in questi ultimi due mesetti, diciamo, e mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro l'ho indossato anche in questo video, è proprio il mio mascara del periodo. Il prezzo tra l'altro è super low cost, se non ricordo male si aggira tra i 3 e i 5 euro, rende le ciglia molto più folte, le allunga, le incurva, è un mascara che per quello che costa mi sta piacendo veramente molto, dà degli ottimi risultati e lo sto praticamente utilizzando da quando l'ho aperto soltanto lui. Un altro prodotto beauty top di questo periodo è questa combo di Puro Bio, sono due prodotti labbra, il rossetto che tra l'altro ho indossato anche nell'ultimo Mi Preparo con voi che magari vi lascio qui nelle schede, questo appunto nella colorazione 08 e lo trovo, è un colore che trovo adattissimo a questa stagione, questo borgogna fantastico, è un rossetto, questi rossetti di Puro Bio hanno un finish semi matte, all'inizio nella prima applicazione sembra quasi un rossetto lucido, invece poi a distanza di diverse ore tende a diventare un po' più opaco, non è completamente opaco, però appunto è semi matte, semi opaco ed è da utilizzare in abbinato con la sua matita contorno labbra. Devo dire che la prima volta che l'ho utilizzato non ho messo la matita e mi sono sbavata completamente, ho fatto un po' di sbavature e quindi ho iniziato ad utilizzarlo con la sua matita e non ho più sbavato. Questa è la numero 41 e è la matita da utilizzare in combo con questo rossetto, per ogni rossetto c'è una matita abbinata e questa è la mia combo preferita che sto utilizzando di più in questo periodo. È un rossetto molto scuro, molto forte, però lo trovo veramente perfetto per questa stagione. Sempre per quanto riguarda il make-up, la palette che ho utilizzato di più in questo periodo è questa della Too Faced, la Chocolate Bar. Questa quando arriva l'autunno la utilizzo tantissimo, specialmente per due colori che sono secondo me perfetti per questa stagione. Il mio ombretto preferito di tutta la palette per quanto riguarda questo periodo, quello che utilizzo di più in questa stagione, è questo, questo arancione molto molto caldo che abbino solitamente a questo marrone. Sono tutti e due ombretti opachi e poi per illuminare utilizzo questo più chiaro. Questi tre sono i colori che utilizzo sempre in questa stagione per realizzare un trucco molto semplice sugli occhi. Trovo questo arancione perfetto per questa stagione e quindi ogni anno in autunno vado ad utilizzare questi tre ombretti di questa palette, che sono poi quelli che utilizzo di più sostanzialmente. E quindi per quanto riguarda gli ombretti, questi sono i miei preferiti di questo periodo. Un altro top di questo periodo sono le candele e in particolare quella che ho amato di più in questo periodo è questa di Bath & Body Works al profumo di zucca e waffle. È veramente molto molto buona, si sente tantissimo la zucca e come avete potuto vedere ne ho già utilizzata parecchio, ne ho già bruciata parecchio, sono quasi a metà e mi è piaciuta veramente tantissimo, quindi questa è la mia candela preferita del periodo. Per quanto riguarda invece gli accessori, il mio preferito di questo periodo è questa catenina di Tiffany che ho acquistato a New York e da quando ce l'ho praticamente la sto indossando quotidianamente. Però devo dire che è l'unico gioiello che tolgo quando vado a dormire, l'unico gioiello di Tiffany che tolgo la sera quando vado a letto perché ho paura di rompere la catenina, e la trovo veramente molto molto fine, molto elegante e la sto indossando veramente tutti i giorni. E l'ultimo preferito di questo periodo, ma in realtà questo è stato un preferito di settembre perché l'ho utilizzato nelle mie riprese negli Stati Uniti, è stato appunto questo treppiedi, questo cavalletto, che come potete vedere è molto molto piccolo. Questo l'ho acquistato su Amazon, si chiama, è della marca Joby. È un cavalletto appunto molto molto piccolo, ma è particolare perché come potete vedere è snodabile e si può adattare in più posti, come ad esempio le maniglie delle porte, i cancelli, le ringhiere, i rami degli alberi per fare delle riprese carine. Io l'ho utilizzato anche in quel modo, ma anche semplicemente come bastone per tenere la videocamera, perché mi ero accorta nei vlog precedenti, quelli prima fatti a Londra se non sbaglio, che ogni tanto mi capitava di mettere il dito sopra l'audio, così in questo caso invece come potete vedere tengo soltanto il bastone, insomma il cavalletto, e quindi non vado a toccare la videocamera. È un cavalletto molto molto comodo, molto leggero, se vi piace, se volete qualcosa di diverso da adattare in più posti ve lo consiglio perché è veramente molto molto particolare. Questo appunto della marca Joby, ci sono anche di diverse grandezze, ce ne sono anche molto molto più grandi, non costa poco perché se non sbaglio l'ho pagato sui 27 euro spedizione compresa. E niente, quindi questo è il mio ultimo preferito di queste ultime, di quest'ultimo periodo, di questi ultimi mesi. Io spero di avervi tenuto compagnia, che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!